Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache, che cominciamo parlando di quello che è un tema centrale per il nostro paese, una piaga, cioè l'evasione fiscale. Si parla di contrasto, di lotta all'evasione fiscale, ne ha parlato questa mattina anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che ha detto il sommerso e la corruzione inquinano l'economia del nostro paese. Ci sono i numeri, i bilanci, i primi bilanci fatti dalla Guardia di Finanza che riguardano per esempio i primi 5 mesi di quest'anno. La finanza ha scoperto oltre 3.300 evasori totali e oltre 800 società fantasma che sono state proprio costituite per sfuggire ai controlli del fisco. Sentiamo. E la lotta all'evasione fiscale e più in generale quella ai crimini economici, il fiore all'occhiello della Guardia di Finanza. Sono quei 3.300 evasori totali emersi dal nero, le oltre 800 società fantasma scoperte solo nei primi 5 mesi dell'anno, i 300 milioni di patrimoni detenuti illecitamente che sono stati sequestrati, ma soprattutto, e il dato più eclatante, gli oltre 30 miliardi di base imponibile lorda che adesso l'erario può recuperare a tassazione. Cifre fornite nel giorno in cui le Fiamme Gialle celebrano l'anniversario della fondazione, prima uscita pubblica di rilievo per il neocomandante generale Giorgio Toschi. I crimini economici minano la credibilità del Paese, ha detto, e possono mettere a repentaglio il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini. Si tratta di insidiose e multiforme minacce alla sicurezza economica e finanziaria del nostro Paese, che ogni giorno fronteggiamo con tenacia. Nel mirino della Guardia di Finanza, come ha ricordato nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella, ci sono la criminalità organizzata che inquina le attività produttive, ma anche il contrasto al finanziamento delle attività terroristiche e ancora truffe e frodi nei confronti dei finanziamenti pubblici e tutti gli illeciti che danneggiano il mercato dei capitali, come i reati fallimentari, societari e di gestione del risparmio. Ma in primo luogo la corruzione, che lo stesso Capo dello Stato aveva definito come fenomeno che divora risorse e diritti. Corruzione e sommerso inquinano l'economia del Paese, ha ribadito dal canto suo per il Governo il ministro Padoan, alimentano il sommerso e l'illegalità. I risultati conseguiti dal corpo sono rilevanti. La base imponibile lorda proposta per il recupero a tassazione ammonta a 30 miliardi di euro, di cui 21 per fittizia residenza all'estero di persone fisiche e società, circa 7 per stabili organizzazioni non dichiarate e 2 miliardi per il transfer pricing. Padoan ha sottolineato il lavoro della Guardia di Finanza a salvaguardia della sicurezza economica e finanziaria del Paese. Il ministro ha parlato della ricetta per la ripresa, un percorso, secondo Padoan, che l'Italia ha già intrapreso e che richiede iniziative credibili e il taglio delle tasse per imprese e famiglie. E c'è un altro tema centrale che è quello dei migranti. Stamattina il ministro della giustizia Orlando è tornato su questo, ha parlato del reato di clandestinità e ha detto va superato e ha affrontato anche la questione delle richieste di asilo che sono in aumento, come sono molte anche le richieste respinte e quindi i ricorsi. E su questo l'allarme arriva da magistrati e avvocati che dicono abbiamo bisogno di aiuto, i tribunali sono ingolfati proprio dalle cause dei profughi. Ecco il documento con il quale l'Associazione Nazionale Magistrati a metà maggio di quest'anno aveva denunciato il problema dell'affollamento degli uffici giudiziari civili dei tribunali d'Italia al Ministero della Giustizia. Questione antica che negli ultimi tempi si è aggravata anche per il moltiplicarsi dei ricorsi dei migranti contro il no alle loro richieste d'asilo. Dopo l'appello di giudici e pubblici ministeri, anche l'Ordine degli Avvocati chiede aiuto. La crescita esponenziale dei ricorsi dei richiedenti asilo che impugnano le decisioni di diniego delle commissioni territoriali avrebbe ingolfato anche gli sportelli del patrocinio gratuito. A questo sportello per legge si possono rivolgere tutti i cittadini con redditi sotto gli 11.000 euro o nullatenenti. Fino a un anno e mezzo fa, oltre al fatto che gli sbarchi dei migranti erano inferiori, i tempi delle richieste di asilo erano più lunghi con maggiore possibilità di risposta positiva. Oggi invece la tempistica è breve e quasi sempre il Ministero dell'Interno nega lo status di rifugiato politico. Basta guardare questa tabella per vedere come a Milano la metà delle domande di patrocinio a spese dello Stato arrivate all'ordine degli avvocati sono state presentate da cittadini
cittadini stranieri. Il dato allarmante è che dal 1 gennaio 2016 ad oggi i ricorsi per avere assistenza legale e spese dello Stato è stato oltre 1.600 su 3.600 domande, poco meno del 50%, ovvero il doppio dei numeri complessivi dello scorso anno, 1.500 ricorsi su oltre 6.000 domande. Un'emergenza che il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano commenta così. Ci rendiamo conto che questo incremento notevole dei numeri ha funzioni anche a livello poi di tribunale, poiché tutte queste opposizioni vengono decise davanti al tribunale. Quindi occorrerebbe che tutti gli uffici competenti siano rafforzati nelle loro misure per dare protezione a queste richieste. Un aiuto concreto potrebbe arrivare, dice oggi il ministro della Giustizia Orlando, da un DDL delega al vaglio del governo che prevede sezioni specializzate sul tema dell'immigrazione in 12 tribunali già individuati, dove lavoreranno magistrati esperti. La maggior parte dei profughi si dichiara nulla tenente, la documentazione presentata è spesso insufficiente per dimostrare la propria condizione di rifugiato, di cui il rifiuto delle commissioni del Ministero che lascia senza le tutele previste in tema di protezione internazionale, permesso di soggiorno, assistenza sanitaria e il sussidio in denaro. È così che i fascicoli aumentano a dispetto del numero di giudici e personale che ormai sempre più non riesce a coprire tutta la mole di lavoro, una questione sollevata dagli stessi magistrati anche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario il 30 gennaio scorso. E con l'arrivo dell'estate il problema dell'affollamento dei tribunali è destinato ad aumentare, anche quest'anno nelle grandi città sono previsti migliaia di nuovi arrivi. Gestivano gli affari illeciti di Taranto, 33 persone sono state arrestate, presunti affiliati al clan potente in città, il clan Di Pierro, e dalle intercettazioni si evince proprio come avessero messo le mani sulla città. La città è nostra, Pasquali, la città è nostra. È il primo giorno fuori dal carcere. Cosimo Di Pierro, presunto boss di Taranto, classe 1955, così parla ad un affiliato senza sapere di essere intercettato dalla polizia. È l'aprile dell'anno scorso. Al pluripregiudicato vengono concessi gli arresti domiciliari nella sua abitazione per motivi di salute, ma Di Pierro vuole a tutti i costi prevalere nel controllo della città. Dalla cella ha già ricostruito una vera e propria organizzazione criminale, quella che la polizia ha smantellato oggi. 33 persone sono state arrestate con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsione, rapina. Di Pierro, secondo le indagini della Procura Antimafia di Lecce, poteva contare su un gran quantitativo di armi ed esplosivi, aveva la capacità di imporre il pizzo a commercianti e spacciatori, gestiva le piazze dello spaccio e soprattutto aveva dalla sua parte numerosi giovani affiliati, il suo braccio armato, un rapporto di fedeltà rafforzato dalle cerimonie di iniziazioni e affiliazioni simili ai rituali andranghetisti. Condivideremo i nostri Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi e la Marmora. Stile e fedeltà. Se fino a questo momento ti conoscevo come uomini in qualità di quello che sei, da questo momento in poi vi riconoscerete in uomini per fraternizzare. Il rito si concludeva con la puntura dell'indice della mano, con il sangue che viene adoperato per imbrattare un'immagine sacra, poi bruciata. L'affiliazione era ambita anche dalle donne. Zio Mi, e poi mi devi fare a me? No, non si può fare. Chi è? Si può fare. Alla femmina si può fare. A Bari si fa e a Taranto no. Perché a Taranto non si fa? Ma tu a me, non mi conosci. Questa gente non comanda, siamo noi a comandare. Ma non nel senso di militare del tempo, del termine. Noi siamo a comandare come legalità, siamo a comandare come gente che vuole vivere tranquilla e vuole che le nostre famiglie, i nostri figli vivano con tranquillità. Così è stata bloccata l'escalation di violenza a Taranto negli ultimi 8 mesi, spiegano gli investigatori, attentati dinamitardi, sparatori e anche un tentato omicidio riconducibile all'organizzazione di Di Pierro. Nel blitz di questa mattina sono state sequestrate 5 pistole, hashish e reperti archeologici. Allora, manca poco più di un mese alle Olimpiadi di Rio, c'è un grosso caso doping che riguarda la Russia, oggi a Losanna si riunisce il Comitato Olimpico Internazionale che proprio deve prendere una decisione sull'esclusione della Russia per doping dalle Olimpiadi, ma i casi di doping non riguardano solo gli atleti russi. Sentite. Sarebbe stata la sua prima Olimpiade, un sogno che per Vincenzo Abbagnale è sfumato a 45 giorni esatti dal via dei giochi brasiliani. Il 23enne canottiere azzurro, discendente di una famiglia che ha scritto la storia del remo italiano, è stato squalificato per 16 mesi dal Tribunale Antidoping del CONI.
le tre mancate reperibilità ai controlli, l'ultima è del 1° febbraio scorso, lo terranno fermo fino all'ottobre del 2017. Ma senza la retrodatazione della sanzione, lo stop complessivo sarà di quasi 2 anni. Un'ingenuità pagata a caro prezzo, un errore giovanile, lo ha definito il padre, l'olimpionico Giuseppe, attuale presidente della federazione e autore della denuncia nei confronti del figlio. Va precisato comunque che anche senza la squalifica, difficilmente a Bagnale Junior, campione del mondo e capovoga del lotto che ha fallito la qualificazione, avrebbe potuto conquistare un posto nella squadra per Rio. Ben più grave la posizione della Russia, che rischia di rimanere completamente fuori dalle Olimpiadi. Dopo l'esclusione dell'atletica leggera, accusata di doping di Stato, la stessa punizione potrebbe toccare a tutte le discipline del paese ex sovietico, un evento senza precedenti. Se ne sta parlando in queste ore a Losanna, dove il Comitato Olimpico Internazionale, il CIO, esaminerà la relazione di Craig Reedy. Il capo dell'Agenzia Mondiale Antidoping, la WADA, sarebbe pronto a chiedere il bando totale della Russia per aver manipolato le provette degli atleti di casa ai giochi invernali di Sochi 2014. Oggi però non si parlerà solo di Russia. Nel mirino della WADA ci sono anche la Cina e lo sport africano. A questo proposito, ieri a Barcellona è stato arrestato Jama Aden, allenatore dell'etiope Genzebe Dibaba, primatista e campionessa mondiale dei 1500 metri e di altri fondisti di punta. Nelle stanze di Aden e di un fisioterapista marocchino, i poliziotti hanno trovato una quantità importante di EPO. La Dibaba, che alloggiava nello stesso albergo, non sarebbe inquisita. Il fantasma del doping, l'incubo Zika e l'allarme sicurezza non frenano tuttavia la voglia di Olimpiade. Finora sono stati venduti oltre 4 milioni di biglietti, quasi il 70% dei tagliandi disponibili, una cifra destinata a crescere nelle prossime settimane. A proposito di biglietti, veniamo a quello che era diventato ormai un sistema consolidato, l'acquisto di biglietti aerei con carte di credito clonate poi venduti ad agenzie di viaggio abusive, una maxi truffa internazionale che avveniva di solito in concomitanza con dei grossi eventi sportivi. Carte clonate, biglietti aerei acquistati illegalmente online e inseriti in un circuito illegale. Le indagini sono durate più di 2 anni e hanno riguardato 130 aeroporti, 43 stati di tutti e 5 continenti. 140 le persone arrestate, altre 250 segnalate. Se il crimine si evolve, anche la cooperazione internazionale tra le varie polizie si rafforza grazie alla collaborazione tra Interpol, Europol, Ameripol, Frontex, Eurojust e al lavoro parallelo delle compagnie aeree, di quelle che gestiscono i principali circuiti di pagamento delle carte di credito, che si è arrivate a scoprire questa maxi truffa internazionale. I biglietti acquistati poi venivano ceduti ad agenzie di viaggi abusive, gestite in modo illegale. Un'attività particolarmente redditizia in occasione delle grandi manifestazioni sportive. Non a caso gli arresti sono scattati in concomitanza con gli europei di calcio in Francia, che vengono visti come una grande opportunità di fare soldi illecitamente da parte dei criminali informatici per l'arrivo dei tanti appassionati di football. Un lavoro investigativo complesso, l'acquisto illegale di biglietti aerei favorisce l'immigrazione clandestina ed altri traffici illeciti, crea ricchezza che va a finire nelle tasche della criminalità organizzata di tutto il mondo. A Singapore l'Interpol ha seguito la situazione di tutti gli aeroporti asiatici, a Bogotà la Meripol per il controllo degli scali delle due Americhe, mentre all'AIA, dove l'Europol ha raccolto le informazioni provenienti da tutti i continenti. In Italia la Polizia Postale, grazie alle segnalazioni degli istituti di credito, ha verificato le posizioni di 16 persone, altre 12 sono state denunciate tra Milano, Bergamo e Napoli. I fermati avevano con sé il biglietto, ma non la carta di credito con la quale avevano acquistato in frode i titoli di viaggio. Era il nostro ultimo servizio, l'informazione torna questa sera alle 20, il TG Cronache come sempre domani con Caterina Bizzarri. Io vi lascio a Tagadà, buona giornata.